Ben ritrovati ragazzi, continuiamo a parlare del romanticismo tedesco, questa volta andando nello specifico. Parliamo sia pure in maniera sintetica dei principali protagonisti del romanticismo tedesco. In maniera sintetica, parlare di tutto nello specifico è davvero superfluo. Bisognerebbe utilizzare ore e ore di lezioni in più, non mi sembra il caso. Il romanticismo tedesco ci serve per arrivare a Fichte e Schelling, ma soprattutto a Hegel. Comunque, diciamo le cose sicuramente più importanti. Abbiamo già accennato alla fine della scorsa lezione che, da un punto di vista ufficiale, il movimento romantico tedesco nasce, per quanto sembri strano, in una piccola città della Germania che fino ad allora non aveva avuto alcuna importanza, un posto piccolo e provinciale dell'Europa, la città di Jena. Nel 1795 Jena tuttavia aveva una università. Nel 1795 viene fondato il Circolo dei Romantici. Il Circolo dei Romantici viene fondato da alcune personalità, tra cui i due fratelli Schlegel, d'accordo? I due fratelli Schlegel, attenzione, lo so che questi nomi tedeschi si scrivono in modo particolare, si rischia di sbagliare, eccetera. I due fratelli Schlegel erano August Wilhelm, che è il più grande dei due, però è il meno importante dal punto di vista della produzione, dal punto di vista delle opere filosofiche. È August Wilhelm il maggiore, meno importante, poi invece Friedrich Schlegel, che è sicuramente il più importante dei due fratelli. Perché vi ho messo in mezzo questa carolina? Perché tra i fondatori, proprio a Jena, nel Circolo dei Romantici, vi era anche una donna, diciamo che era la musa inquietante dei Romantici. Si chiamava Caroline Michaelis ed era la moglie di August Wilhelm Schlegel, d'accordo? Era comunque un personaggio controverso, tant'è vero che abbandonò, si separò ad un certo punto da August Wilhelm Schlegel e si sposò con Schelling, d'accordo? Il grande idealista romantico Schelling, di cui parleremo dopo. Quindi non facciamo confusione tra Schlegel e Schelling, ok? Schlegel erano questi due fratelli, August Wilhelm e Friedrich. Schelling sarà un romantico idealista, tuttavia molto vicino appunto al circolo di Jena. Abbiamo visto, si prese la moglie di August Wilhelm Schlegel. Molto vicini al circolo di Vienna erano, al circolo di Jena, scusate, era senz'altro il poeta Novalis. Novalis era il poeta di punta del movimento, ve ne erano altri, ma infinitamente meno importanti lui. Quindi Novalis aderisce esplicitamente al movimento, così come Schleiermacher. Ragazzi, non ridete, lo so, Schlegel, Schelling, Schleiermacher possono confondere, no? I fratelli Schlegel, poi abbiamo Schelling, poi abbiamo appunto un altro autore che aderisce ufficialmente al Circolo di Vienna, che è Schleiermacher, d'accordo? Questi sono i principali personaggi di questo circolo dei romantici di scusate, perché ho detto circolo di Vienna? Circolo di Jena, scusate i lapsus. Ma voi direte che il poeta, un altro grande poeta, forse il più famoso del romanticismo tedesco, è Hölderlin. Hölderlin ovviamente era anche lui molto vicino al circolo di Jena, però non aderì mai ufficialmente ad esso, anche per via della sua personalità. Hölderlin preferiva stare a sé, Hölderlin preferiva l'isolamento, quindi non si unì ufficialmente al circolo. Quindi vedete, non tutti i romantici tedeschi facevano parte del circolo di Jena, che comunque
il polo fondativo, organizzativo e teorico del romanticismo tedesco, d'accordo? Ben presto, però, Friedrich Schlegel si spostò a Berlino perché nel 1797 aveva avuto una violenta lite con Schiller, un altro che comincia con Sch, uno dei tanti. Ricordate Schiller, l'amico di Goethe, che abbiamo visto, abbiamo detto in gioventù. Aveva fatto parte dello Sturm und Drang. Goethe e Schiller, abbiamo detto, abbandonarono lo Sturm und Drang e diventarono piuttosto dei classicisti, piuttosto che dei romantici, anche se vicini ai romantici. E quindi sin dall'inizio Goethe, ma soprattutto Schiller, ebbero molta, molta perplessità nei confronti del Circolo di Vienna. Abbiamo visto Schiller litiga con Friedrich Schlegel. Come abbiamo visto, Goethe e Schiller, come ho già anticipato, erano molto vicini ai temi del Circolo di Vienna, dei romantici, però a loro non piaceva come venivano posti questi temi, e in particolare avevano un problema proprio personale con alcuni dei personaggi del romanticismo tedesco. Li consideravano degli esaltati, delle personalità malate, personaggi che propagandavano un sentimento malato, un sentimento eccessivo, morboso, mentre invece Goethe e Schiller, come abbiamo detto, dopo gli inizi tempestosi dello Sturm und Drang, si erano assestati sul neoclassicismo romantico di Winckelmann, quindi si erano assestati su un'idea di misura, su un'idea di armonia, su un'idea di misura, su un'idea di armonia che comunque non negava il sentimento romantico, ma che comunque faceva argine, faceva da contraltare. Per evitare che questo sentimento straboccasse in maniera, appunto, ai loro occhi, agli occhi di Goethe e Schiller, in maniera malata, in maniera morbosa. Quindi, di fatto, non è a Jena, ma è a Berlino nel 1798 che Friedrich Schlegel pubblica la rivista ufficiale, diciamo, del movimento romantico, che si chiama Ateneum, con TH. La rivista Ateneum di Friedrich Schlegel a Berlino espone la teoria del romanticismo tedesco, le basi teoriche del romanticismo tedesco. In realtà Ateneum non ebbe una vita molto lunga, pubblicò soltanto alcuni numeri, ma non importa. Qual è la filosofia di Friedrich Schlegel? Cominciamo con lui. Friedrich Schlegel non ha dato un contributo straordinario alla filosofia, come molti di questi romantici, però qualcosa su di lui c'è da dire, perché lui impostò una serie di questioni fondamentali che poi saranno riprese da altri, d'accordo? In particolare, il rapporto finito-infinito, abbiamo visto, è un rapporto, la tematizzazione di questo rapporto finito-infinito è fondamentale in tutta la temperie del romanticismo e anche dell'idealismo romantico successivo, anche in Hegel, d'accordo? Quindi che cosa dice Friedrich Schlegel? Bisogna passare dal finito all'infinito, come abbiamo già accennato la scorsa lezione. Questo non è possibile, questo crea l'inquietudine dei romantici, no? Il sentimento del Sehnsucht, dell'intima lacerazione, perché non si riesce ad arrivare dal finito all'infinito. Allora, in realtà, dice Schlegel, abbiamo quindi una doppia teoria di Schlegel, la teoria sulla filosofia e la teoria sull'arte, che è più importante, che significa? Significa che Schlegel dice che ci sono due vie, teoricamente esistono due vie, per passare dal finito all'infinito. Tu puoi cercare di arrivare all'infinito con la filosofia, oppure puoi pensare di arrivare all'infinito attraverso l'arte.
Si può arrivare all'infinito con la filosofia? No, il finito è limitato, il finito ha appunto dei mezzi finiti, il pensiero filosofico, il pensiero puro teoretico, non è in grado di comprendere l'infinito. Il pensiero, dice Friedrich Schlegel, è inadeguato, il pensiero è determinato nel senso di determinato nel senso che termina, determinato è terminato. Un'espressione, un gioco di parole che sarà ripreso anche da Hegel. E quindi che succede? Succede che il finito, il pensiero, non riesce a raggiungere l'infinito. Cosa fa? Cade verso il basso. Il pensiero cerca di arrivare all'infinito, non ci riesce, cade, precipita, d'accordo? Precipita. E in questo suo precipitare si sente umiliato, sente un senso di inadeguatezza. Il pensiero determinato non riesce a raggiungere l'infinito perché è finito, cade, si sente umiliato, si sente inadeguato. Che cosa può fare di fronte a questa inadeguatezza? Utilizzare l'ironia. L'ironia ovviamente è un termine che Friedrich Schlegel riprende da Socrate, ma in lui ha un altro significato, ha proprio il significato comune che noi diamo oggi al termine ironia, non a quello socratico che do per scontato che voi sappiate. L'ironia proprio nel senso dello spiritoso, d'accordo? L'ironia nel senso dello spiritoso, dello scherzoso, d'accordo? L'ironia nel senso di chi scherza, di chi fa le battute di spirito. Ironia nel senso di humor, d'accordo? Per usare una parola inglese. Cioè l'unica cosa che può fare la filosofia è quella di ironizzare su se stessa, non è riuscita ad arrivare all'infinito e quindi si prende in giro da sola. Crea un'autoironia perché deve ammettere la propria incapacità, deve ammettere la propria impotenza, il pensiero filosofico cade, nel cadere abbandona se stesso e quindi ride su se stesso, diciamo, si prende in giro, fa ironia su se stesso e questa è la famosa teoria dell'ironia di Friedrich Schlegel. Voi direte, insomma, non è granché. Va bene, diciamo che l'altra teoria di Friedrich Schlegel è l'arte, va bene, la teoria dell'arte che sarà ripresa poi da molti. La filosofia, il pensiero filosofico non riesce a partire dal finito a conoscere l'infinito. Ci riesce l'arte? Attenzione, in qualche modo sì. Abbiamo visto che per i romantici l'arte è spesso un veicolo di conoscenza superiore alla filosofia stessa. L'artista, non il filosofo, riesce a conoscere l'infinito attraverso l'opera d'arte. Cioè, nell'opera d'arte dell'artista, del grande genio creatore romantico, vi è sia il finito sia l'infinito. Nell'opera d'arte c'è sintesi tra finito e infinito. Quindi possiamo dire che l'arte, a differenza del pensiero, secondo Schlegel, riesce ad arrivare all'infinito. Sì. Però attenzione, l'infinito comunque non può essere conosciuto dalla mente dell'artista in maniera razionale e lucida, perché è al di là della mente dell'artista. E quindi in che senso conosce l'infinito l'artista? In maniera, per così dire, inconscia. Cioè, l'artista, nella sua coscienza, il genio creatore, si annulla come finito all'interno dell'opera d'arte. Il prezzo per conoscere l'infinito è quello di annullarsi come finito, di inglobarsi all'interno della sua stessa opera d'arte. Perché l'artista creatore o il poeta non conosce direttamente, lucidamente l'infinito, lo conosce attraverso la propria opera, d'accordo? Mette se stesso all'interno della propria opera. Si annulla come finito, si annulla nella sua opera per
per poter diventare il veicolo dell'infinito. In questo modo, quindi, l'artista ha una funzione altissima, d'accordo? L'artista ha una funzione superiore a quella del filosofo. Questa quindi è la sua teoria dell'arte. Come in molti altri romantici, l'arte viene vista come qualcosa di mistico, di spirituale. Per Friedrich Schlegel, infatti, come per moltissimi altri romantici, l'arte si identifica con la religione. Inizialmente anche Friedrich Schlegel parte da una visione, come dire, panteistica della religione. L'arte si identifica con la religione. Poi però nel 1808, e non è il solo romantico a fare questo, si converte al cattolicesimo. Succederà molto spesso che questi romantici abbiano delle crisi mistiche, d'accordo? Spesso la loro vita è accompagnata da queste crisi spirituali, da queste crisi mistiche, da conversioni, eccetera. Tutte quelle cose che abbiamo visto ai misurati e pacati Schiller e Goethe non piacevano, d'accordo? E molti appunto si convertono, ma pur essendo quelle aree della Germania tipicamente protestanti, non è un caso che molti dei romantici si convertono invece non alla versione protestante del cristianesimo, ma a quella cattolica, il cattolicesimo. E forse abbiamo già detto perché, perché loro veneravano il Medioevo, la tradizione, quindi per loro il vero cristianesimo era il cattolicesimo, cioè il cristianesimo del Medioevo, il cristianesimo delle prime epoche del cristianesimo, d'accordo? Quindi preferivano il cattolicesimo, che era più arcaico. Mentre invece per loro, attenzione, il protestantesimo, Lutero, era qualcosa di più moderno, qualcosa di più affaristico, qualcosa per loro il protestantesimo, e forse hanno pure ragione, il protestantesimo era legato alla modernità, alla razionalità, d'accordo, all'epoca moderna, mentre invece il cristianesimo proprio più primigenio era quello del Medioevo. Quindi non solo Schlegel, ma anche altri, pur provenendo a volte da famiglie protestanti o da ambienti protestanti, preferivano il cattolicesimo al protestantesimo. Infatti Schlegel si converte non al protestantesimo, non al luteranesimo o altre forme di protestantesimo, bensì al cattolicesimo. Novalis è poeta importantissimo del romanticismo tedesco, poeta ma anche filosofo, anche che se come filosofo non ha una grandissima originalità. Novalis è personaggio tipicamente romantico che nell'immaginario del romanticismo cosa c'è? C'è il giovane che però muore di tisi a 20 anni, eccetera. Ecco, Novalis è proprio quel tipo di personaggio, muore di consunzione, di tubercolosi, giovanissimo, quindi rappresenta, diciamo così, il modello del romanticismo, forse anche uno stereotipo, diciamo, del romanticismo. Lui scrive, da un punto di vista filosofico, la sua opera importante si chiama Frammenti. Questa è una cosa che forse mi è sfuggita quando ho parlato di una caratteristica che non ho detto, mi è sfuggita quando ho parlato delle caratteristiche generali del romanticismo e in particolare del romanticismo tedesco. Il romanticismo tedesco ama quello che è grezzo, quello che è primordiale, ancestrale, per questo ama il frammento. Cioè, molti romantici tedeschi si esprimono attraverso il frammento, attraverso l'opera non compiuta, l'opera appena abbozzata, l'opera grezza, d'accordo? L'opera non rifinita, oppure anche proprio abbandonata, incompiuta o frammentaria. Questa è una caratteristica dell'indole del romanticismo tedesco. Per questo anche Novalis scrive attraverso frammenti, frammenti tra l'altro di difficile comprensione, di difficile comprensione. La dottrina filosofica più importante di Novalis è il realismo magico, scusate, l'idealismo magico. Che cos'è questa magia di Novalis?
Il realismo magico è qualcosa di l'idealismo magico, scusate, l'idealismo magico è qualcosa di diverso dal realismo magico che invece Novalis vuole superare. La magia tradizionale per Novalis, la magia tradizionale che a lui non piace è il realismo magico, cioè l'antico occultismo, la magia bianca, l'occultismo naturalistico, vede la magia nell'oggetto, d'accordo? Nell'oggetto esterno. Si tratta di attivare una serie di energie, di caratteristiche in un oggetto esterno, non nel soggetto. E quindi vedete, è un realismo magico perché ha a che fare con la realtà dell'oggetto esterno che considera realmente esistente, effettiva. Invece, secondo Novalis, un corretto uso della magia, una corretta concezione della magia è quella che vede la magia non nell'oggetto esterno, appunto idealismo magico, all'interno dell'io, all'interno del soggetto stesso, d'accordo? Quindi di fatto è all'interno del soggetto stesso che si produce una magia, magia nel senso di una produzione inconscia di un'attività spirituale. Il soggetto non fa che produrre inconsciamente all'interno dell'io una attività spirituale, d'accordo? C'è una continua produzione di spirito, comunque Novalis la chiama di attività nell'io. Quindi l'io è il centro di tutto e l'io, attenzione, produce anche il non io, cioè l'oggetto esterno, che non esiste realmente, effettivamente, scientificamente. Capite? Il non io, cioè l'oggetto esterno, la natura, è una produzione dell'io. Sono io che creo, sono io che invento l'oggetto esterno. La magia non è nell'oggetto esterno, la magia è in me e si tratta di una magia molto potente perché l'io, questa attività spirituale, appunto inconscia, non lo faccio a non lo faccio di proposito, non me ne accorgo neanche. È un'attività che crea la natura, che crea il mondo esterno. Tant'è vero che io vedo questo tavolo, vedo quel muro, io, siccome l'attività è inconscia, io non mi rendo conto che quel muro, quel tavolo esiste solo nella mia mente, li ho creati io. Voi direte è una teoria un po' strana, è una teoria di stampo idealistico, l'idealismo magico, è una teoria di stampo idealistico. Perché ha detto lei, professore, che non è particolarmente originale, scusate? Perché in fondo questa teoria dell'idealismo magico, dell'io che crea un non io, che in realtà non è altro che qualcosa all'interno dell'io, ha un'attività spirituale dell'io che crea inconsciamente il mondo esterno, l'oggetto esterno, il non io, è una teoria che Novalis prende da Fichte, che è ben più importante di lui filosoficamente. Quindi diciamo che questa teoria filosofica di Novalis, lui l'ha ricalcata sul pensiero di Fichte, di cui parleremo dopo. Quindi non è che proprio se l'è inventata lui, lui è influenzato da Fichte, ecco. Per lui la filosofia è magia o deve essere sostituita dalla magia. D'accordo? La conoscenza della realtà. E l'arte, ma soprattutto la poesia, è ancor più magia. Quindi la magia, l'arte, la poesia, queste sono le vere forme del conoscere umano. L'arte coglie veramente l'assoluto, d'accordo? L'arte, l'artista, dice famosa frase di Novalis, conosce meglio del filosofo, conosce la realtà meglio del filosofo. L'artista coglie realmente l'assoluto. In un suo romanzo poetico-filosofico molto importante, I discepoli di Sais, questa Sais è una dea, lui rappresenta, pensate, il bambino che gioca mettendo insieme tanti pezzi del suo gioco, tanti frammenti, d'accordo? Tanti elementi diversi li mette insieme
E lui arriva a dire, lo so che può sembrare strano all'epoca, alla nostra epoca, che il bambino, cioè il gioco del bambino, no? Diciamo che noi apparentemente il bambino prende delle cose, le mette insieme una sopra l'altra, una accanto all'altra, senza un senso, senza una motivazione. Invece per Novalis non è così. Per Novalis il bambino che accatasta, mette insieme gli elementi del suo gioco, in realtà conosce la realtà meglio dello scienziato. Lo scienziato ha un presunto ordine razionale con cui allinea i diversi elementi, le diverse parti della sua conoscenza. Ma secondo Novalis questo non arriva a comprendere la realtà. Per comprendere la realtà ci vuole l'innocenza, la magia e in qualche modo il gioco del bambino. Il gioco del bambino allinea, mette apparentemente in maniera casuale, senza un ordine, una cosa vicino all'altra, però in realtà, di fatto, questo produce una conoscenza del reale meglio dello scienziato. Vedete com'è proprio antiscientifico il romanticismo tedesco in molti suoi aspetti. Persino il bambino che gioca ordina la realtà meglio della visione sistematica dello scienziato. I discepoli di Sais cosa dicono? A un certo punto uno dei protagonisti arriva finalmente al cospetto della dea Sais, c'è una statua della dea Sais, il volto però è coperto, d'accordo? È coperto. Allora che cosa fa? Questo discepolo scopre il volto della statua della dea, cosa vede? Vede se stesso, cioè invece di vedere un volto, il volto della dea, il volto di qualcun altro, vede che in realtà la dea ha lo stesso aspetto di se stesso. Quindi capite? In realtà la divinità, in realtà l'assoluto, in realtà siamo noi che lo produciamo, d'accordo? Siamo noi che produciamo il mondo esterno. Il viso della dea Sais è identico al viso del seguace che lo scopre. Novalis dice ancora di più, dice che la vera comprensione della realtà, abbiamo visto, sta nel gioco del bambino, tutto è gioco, ma per lui anche tutto è fiaba, tutto è sogno. La fiaba, il sogno, sono da apprezzare molto più che la veglia, d'accordo? Il sogno rappresenta l'assoluto, rappresenta il sentimento, d'accordo? Un romantico, dice Novalis, deve preferire il sogno alla veglia. Il sogno, ovviamente, non solo il sogno quotidiano, quando io non sono sveglio, sto russando, sto vedendo delle cose in sogno. Il sogno anche in senso ovviamente più ampio, d'accordo? La fantasia, la fiaba, il gioco, l'immaginazione, il sogno, la fiaba rappresentano la poesia che sono la verità, d'accordo? La poesia, tutto è fiaba, tutto è sogno, il sogno e la poesia rappresentano la verità. Questo Novalis lo ripete anche in un suo famoso romanzo che ebbe molto successo, l'Enrico di Ofterdingen. Vi ho detto, muore giovane, Novalis però scrive molte opere. Ofterdingen. Questo è un tipico romanzo di formazione. Sapete cos'è un romanzo di formazione? Il romanzo di formazione è quello in cui c'è un protagonista giovane all'inizio del romanzo. Tutte le vicende del romanzo seguono la vita, la crescita, proprio la crescita nel tempo del protagonista, la sua evoluzione, e man mano nel tempo il protagonista scopre chi egli è e qual è la sua funzione, d'accordo? Si segue lungo tutto il romanzo, le vicende si seguono le vicende del protagonista. Il protagonista a un certo punto capisce qual è il suo ruolo, capisce qual è la sua missione nella vita. Quindi un romanzo di formazione. Seguiamo lentamente e progressivamente lo sviluppo della personalità. E che succede? Succede che in questo romanzo noi abbiamo il fiore azzurro,
compare continuamente il fiore azzurro, e il fiore azzurro, Enrico di Ofterdingen, non riesce mai a coglierlo, d'accordo? Gli appare sempre in sogno, non si capisce se è sogno oppure realtà. Il fiore azzurro, ovviamente, è il simbolo della. È il simbolo dell'assoluto, dell'infinito, quella cosa che il romantico non riesce a cogliere, il simbolo del Sehnsucht, d'accordo? Di quella lacerazione interiore di fronte a qualcosa che non si può o non si vuole ottenere. Novalis scrive anche Cristianità ed Europa, un saggio che colpì molto e contemporanei, in cui rivaluta il Medioevo cattolico, anche lui, non la religione protestante, ma il Medioevo cattolico. Lui critica, come abbiamo visto prima, Lutero e l'illuminismo, perché pensa che Lutero abbia favorito l'intellettualismo moderno e quindi l'illuminismo, e quindi rivaluta, mitizza l'epoca del Medioevo cattolico, dice: ah, felice era la terra, felice era l'Europa quando era tutta cattolica, d'accordo? Quando non era stata divisa dallo scisma protestante in epoca medievale. Ora, in realtà, ci sono delle poesie molto famose di Novalis. I canti spirituali, ma soprattutto gli inni alla notte. Alcuni degli inni alla notte sono ancora poesie famosissime all'interno della letteratura tedesca. Vedete come il sogno, così la notte viene rivalutata. La notte ovviamente rappresenta la fede, rappresenta il sentimento, rappresenta l'infinito, come il sogno. A preferenza della veglia, mentre invece ovviamente il giorno rappresenta la luce, quindi rappresenta la razionalità, l'intelletto astratto, e quindi la notte, anche qui esattamente come il sogno, è qualcosa che non è solo la notte nel senso astronomico, e la notte è qualcosa, una metafora più ampia, d'accordo? La notte rappresenta l'assoluto, scrive Novalis, deve proprio risorgere il sole, deve proprio tornare il giorno, non si potrebbe prolungare la notte, avere la notte per l'eternità, ma lui, essendo cristiano, identifica proprio l'assoluto con il cristianesimo, Gesù Cristo. Lui immagina in uno degli inni alla notte che ci sia un cantore che venga dall'Ellade e in qualche modo si inchini di fronte a Gesù Cristo, vada a rendere omaggio a Gesù Cristo. Va bene. Quindi questo è Novalis. Poi abbiamo Schleiermacher, l'abbiamo già citato. Schleiermacher aderisce al circolo di Jena. Mi sono dimenticato. Schleiermacher aderisce al circolo di Jena. L'interpretazione di Schleiermacher sta l'importanza di Schleiermacher sta in due o tre cose. Una cosa fondamentale che sarà ripresa anche da altri romantici, in molti casi lo dici in uno, vale anche per molti altri. Lui dà un'interpretazione romantica della religione, d'accordo? Per lui la religione migliore è sicuramente appunto il cristianesimo. La religione, dice lui, ovviamente ricerca l'assoluto. Il problema è che anche la filosofia ricerca l'assoluto. D'accordo con il pensiero, anche la morale ricerca l'assoluto con l'azione morale, con il comportamento. Quindi, secondo lui, nei secoli è invalso l'equivoco che la religione fosse una forma di filosofia o la religione fosse una forma di morale. Schleiermacher dice no. La religione non ha un contenuto filosofico, non è un sistema filosofico, come non è una morale, non è un'azione morale. La religione non è pensiero, la religione non è morale. Purtroppo nel corso dei secoli la religione è stata riempita di contenuti
che non la riguardano. La religione è solo intuizione e sentimento puro dell'infinito. Quindi capite, una volontà di allontanare la religione da un contenuto filosofico e morale, defilosofizzare, metafisicizzare la religione. La religione è sentimento e intuizione pura dell'infinito. Anche lui, come molti, non parte cristiano, ma poi avrà l'ennesima crisi mistica e anche lui si converte, diciamo, diventa cristiano. Scelarimà, che è anche importante nella temperie romantica perché traduce tutti i dialoghi di Platone. Molto importante, lui traduce tutti i dialoghi di Platone in una traduzione che ebbe enorme successo e che addirittura ancora adesso si legge. E quindi Schleiermacher fu determinante per inserire Platone all'interno degli interessi dei romantici. Platone è una parte molto importante nei romantici, anche in Hegel, ma in particolare nei due idealisti precedenti a lui, Fichte e Schelling, che fanno riferimento molto spesso proprio a Platone ed alcune sue dottrine platoniche. Poi la terza cosa per cui Schleiermacher è importante è il circolo ermeneutico. Circolo ermeneutico. Ermeneutico significa interpretativo, circolo dell'interpretazione, un circolo virtuoso. Il circolo ermeneutico anticipa in maniera incredibile alcune teorie sull'ermeneutica, che proprio prevedono il circolo ermeneutico del XX secolo. L'idea di Schleiermacher è che nell'interpretazione, per conoscere una parte, dobbiamo conoscere il tutto di cui a cui la parte appartiene. Però contemporaneamente, per conoscere il tutto, dobbiamo conoscere la parte, capite? Non c'è un inizio di questo circolo. È un circolo ermeneutico, non si parte da nessuna parte, scusate il gioco di parole. Per conoscere la parte devo conoscere il tutto, però quando ho conosciuto il tutto non basta, perché in realtà la conoscenza del tutto è influenzata dalla conoscenza della parte e così via. La stessa cosa vale tra il soggetto che interpreta e l'oggetto dell'interpretazione. Il soggetto è l'oggetto. Il soggetto può essere un critico letterario, l'oggetto, l'interpretazione, un'opera d'arte, per esempio la Divina Commedia di Dante, d'accordo? Allora, il soggetto, per comprendere, diciamo così, l'oggetto, deve, per comprendere il testo interpretato, il soggetto interpretante, appunto, deve conoscere l'oggetto interpretato, però non basta. In realtà la Divina Commedia di Dante non può essere interpretata così se non prende qualcosa, se non influenza il soggetto. Quindi il soggetto, l'interprete, interpreta l'opera d'arte, però di fatto mentre la interpreta si fa condizionare, cambia continuamente dall'azione, dall'influenza che l'opera d'arte ha su di lui. Queste teorie saranno riprese ampiamente nel Novecento, in particolare da Gadamer, filosofo tedesco Gadamer, che ovviamente vedrà in Schleiermacher un suo anticipatore. Hölderlin è un altro poeta romantico. Hölderlin ebbe meno fama all'inizio di Novalis o di altri, ma è stato molto rivalutato all'interno. Molto rivalutato nel XX secolo, in particolare da Heidegger, che lo mette al centro della seconda parte della sua filosofia, dando tutta una serie di interpretazioni sottili che non importa se siano vere o false, coerenti con il testo di Hölderlin, sono un modo di Heidegger di esprimere la sua filosofia. Lui la esprime attraverso Hölderlin. Hölderlin, anche lui un grande poeta, ha un'idea diversa, diciamo opposta rispetto all'altro poeta Novalis. Ricordate che Novalis diceva che l'attività creatrice, la magia era nell'io, mentre il non io, cioè l'oggetto esterno, la natura, era qualcosa di secondario. E ricordate, la natura e il non io, secondo Novalis, era una creazione dell'io.
Ok, secondo Hölderlin è il contrario. La sede di questa attività spirituale inconscia creatrice sta nella natura, d'accordo? E uno dei prodotti della natura è l'io. Come vedete, il movimento è opposto. A differenza di Novalis, l'attività inconscia creatrice non è nell'io, è nella natura. E l'io non è altro che un frammento della natura. Voi direte, questo è panteismo? Sicuramente è panteismo, non c'è alcun dubbio su questo, d'accordo? Hölderlin opera una vera e propria divinizzazione della natura, una vera e propria divinizzazione della natura con delle pagine ispirate. In particolare lui scrive un altro romanzo di formazione che si chiama Iperione, ovvero l'eremita in Grecia. Questo Iperione alla fine delle sue vicende scopre, ricordate, il romanzo di formazione, il Bildungsroman, serve a seguire la vita del personaggio, del protagonista, che mentre, poi alla fine scopriamo qual è la missione, qual è il... La natura del protagonista Iperione va in Grecia, Iperione, ovvero l'eremita in Grecia si chiama il romanzo, va in Grecia perché vuole riscoprire l'autenticità dell'Ellade, no? Lo spirito della Grecia, ricordate, i romantici avevano questa idea forte di recupero della grecità. Rimane deluso perché la Grecia del suo tempo, lui vorrebbe combattere per l'indipendenza della Grecia, come contro i turchi, contro l'impero ottomano, come poi in seguito, molti decenni dopo, faranno personaggi del romanticismo europeo come Byron, che andò a combattere e morire, no, per l'indipendenza greca. Però Iperione arriva in Grecia e si accorge che i greci della sua epoca non sono come gli antichi greci, quindi rimane deluso. Poi è anche sconvolto dalla morte della sua amata, dell'amata che si chiama Diotima, quindi torna a casa sua e capisce che lui avrà solo serenità nel momento in cui si identifica con la natura, nel momento in cui riconosce che la natura è una sorta di divinità, nel momento in cui capisce che la natura è spirito, che la natura rappresenta l'assoluto e che lui stesso, Iperione, come tutte le forme finite, transitorie, appartengono ad un uno tutto e si devono in qualche modo, devono abbandonare se stesse alla natura, devono rifluire all'interno della natura. Quindi un panteismo, divinizzazione della natura. La natura, non l'io, a differenza di quello che diceva Novalis, possiede questa attività spirituale, creatrice continua. Anche in questo caso, diciamo che la filosofia di Hölderlin non è particolarmente originale perché lui la riprende da Schelling, capite? Cioè questi due poeti in qualche modo rimasticano la filosofia di due grandi filosofi idealisti che come filosofi sono molto più importanti e profondi di loro. Diciamo che quindi la teoria filosofica di Novalis è molto simile, viene ripresa da quella di Fichte. Mentre la teoria filosofica di Hölderlin è molto simile e viene ripresa da quella di Schelling, cioè Fichte e Schelling, i primi due grandi idealisti, mentre il terzo ovviamente sarà Goethe. Abbiamo altri personaggi del romanticismo, per esempio Amann. Alcuni di questi non so neanche se possono essere considerati romantici veri e propri, erano più che altro dei pensatori cristiani conservatori. Amann è classico romantico che attacca l'illuminismo, rivolgendo all'illuminismo tutte le classiche accuse, appunto, tipiche del romanticismo. Amann dice che la ragione illuministica è astratta, la ragione illuministica non fa conoscere davvero l'uomo, la natura, la storia, perché la ragione illuministica è qualcosa di astratto, di separato dalla realtà, è un idolo. Addirittura lui chiama la ragione illuministica una superstizione. Ricordate che invece gli illuministi tacciavano gli altri di superstizione. La ragione illuministica non serve assolutamente a comprendere la realtà, la vita, bisogna proprio
approcciarsi alla realtà della vita, all'esperienza concreta, ai fatti reali, alla storia. Aman accusa gli illuministi di essere antistorici, di non capire quali sono i veri sentimenti, i veri moventi degli uomini, che spesso vengono criticati in varie epoche della storia per essere superstiziosi, quando invece Aman dice che gli illuministi non capiscono che quelli erano i veri bisogni dei popoli, d'accordo? Poi Jacobi è un personaggio importante all'interno del romanticismo tedesco. Aveva anche una certa autorità, era anche un critico letterario. Jacobi scrive le lettere sulla dottrina di Spinoza. È importante perché un altro pensatore che viene rivalutato insieme a Platone nel romanticismo tedesco e Spinoza, e ce lo dovremmo aspettare perché Spinoza è un panteista, insomma, eccetera. Vero che l'interpretazione attuale di Spinoza è quella che fosse, ve lo ricordate, un panteista, però diciamo un panteista razionalistico legato alla nuova scienza, alla scienza sperimentale. Dice che tutto pensa, che l'universo si identifica con Dio, che c'è una sostanza Dio, però per Dio lui intende le leggi scientifiche, l'ordine delle leggi della natura. Ovviamente i romantici non sono d'accordo con questa interpretazione illuministica e scientista di Spinoza, che secondo me è un'interpretazione vera, però possono esisterne altre. L'interpretazione di Spinoza illuministica che si rifaceva al famoso articolo di Pierre Bayle, l'articolo Spinoza nel dizionario storico-critico di Pierre Bayle. Invece, secondo i romantici, Spinoza era un personaggio religioso, era un panteista un po' come Giordano Bruno, d'accordo, che pensava ad una natura animata, ad una natura pensante e così via. Jacobi sostiene che questo non è vero, cioè nelle lettere sulla dottrina di Spinoza attacca questo amore, questa moda che si stava diffondendo tra i romantici di Spinoza. Lui dice: Spinoza è un ateo, Spinoza è un razionalista, d'accordo? Lui, tra l'altro, diffama anche Lessing, il più grande illuminista tedesco, che ovviamente a Jacobi non piaceva perché era un illuminista. Lessing, attenzione, era una sorta di deista, però Jacobi lo accusa di essere un ateo. E perché lo accusa di essere un ateo? Proprio perché amava Spinoza. Lo accusa di essere un ateo anche perché Lessing, attenzione, aveva pubblicato i frammenti di Reimarus. Reimarus era un importante illuminista tedesco che aveva scritto delle meravigliose pagine, dei frammenti rimasti che non aveva pubblicato in vita, in particolare sull'esegesi biblica, come Voltaire aveva criticato la Bibbia, aveva esaltato la ragione al posto della fede. Era morto senza poter pubblicare la sua opera. Lessing, che aveva una grande autorità, recupera i frammenti di Reimarus e li pubblica col titolo di Frammenti dell'anonimo di Wolfenbüttel, d'accordo? Allora, Jacobi accusa Lessing, che amava Spinoza, di essere un ateo, d'accordo? Un ateo, un miscredente, un anticristiano, anche perché aveva pubblicato le opere dell'anticristiano Reimarus. Non è tanto carino quello che fa Jacobi, perché accusa Lessing che è morto, non si può più difendere. Ma Jacobi ce l'ha con Lessing perché vuole colpire Spinoza. Jacobi dice che Lessing prima era una brava persona, dopo essere stato influenzato da Spinoza era diventato un ateo. D'accordo, un freddo razionalista. Jacobi quindi se la prende con Spinoza, d'accordo? Secondo lui lo spinozismo, secondo me lui ha ragione, lo spinozismo è una forma di ateismo, d'accordo? E inoltre mette in evidenza che lo spinozismo è fatalismo, ricordate il determinismo di Spinoza. Spinoza non lascia spazio alla libertà. Jacobi dice che qualunque forma di spinozismo, qualunque forma di razionalismo conduce allo spinozismo, che per lui era ateismo. Quindi il razionalismo va condannato in toto.
Tu puoi essere un razionalista, come ti devo dire, panteista, come Spinoza, sottile, eccetera. Finisci poi di fatto per finire ateo, come secondo lui era Spinoza. Lui attacca Spinoza come filosofo ateo pericoloso che porta all'ateismo. Jacobi ha l'effetto esattamente contrario. Si sviluppa all'interno lì della Germania tutta una discussione di chi è a favore, di chi è contro Spinoza. La maggior parte, andando in contrasto con Jacobi, esaltano Spinoza, d'accordo? Dandogli un'interpretazione panteistico-romantica. Lo stesso Goethe mise sul piatto la sua enorme autorità, dicendo che Spinoza era religiosissimo. Quindi Jacobi, capite, ottiene l'effetto contrario, cioè quello di far conoscere Spinoza e di far amare Spinoza, da parte di moltissimi romantici, mentre lui ovviamente avrebbe voluto demolirlo. Abbiamo una vera e propria Spinoza Renaissance durante il romanticismo, un'interpretazione romantica di Spinoza. Anche Jacobi condivide con Schleiermacher l'idea romantica della religione. Per lui l'unica via per giungere a Dio è l'intuizione, un'intuizione pura, non la speculazione, non la filosofia, quindi la scienza che la scienza che parla di Dio, la teologia, non deve essere ridotta ad una filosofia. L'intuizione è l'unica strada per giungere a Dio, d'accordo? La storia, lui dice, accusa gli illuministi, la storia è per lui si dispiega secondo un disegno finalistico, la storia deve realizzare una provvidenza che è la provvidenza di Dio, cioè attuare i fini della provvidenza e così via. Una cosa del tutto analoga la diceva Herder sulla storia, Herder, la storia è in realtà legata ad una provvidenza, religiosa. Herder diceva che nella storia i popoli sono importanti, l'idea di popolo è un'idea di unità vivente, quindi la rivalutazione del popolo, della sua unità intrinseca. I popoli nella storia sono come un organismo. Che altro possiamo dire dei pensatori vicini agli illuministi, anche se magari non lo erano? Humboldt scrive molte opere, tra l'altro il padre della linguistica moderna, scopre importantissimi fenomeni fonetici all'interno delle lingue. Humboldt è alla base di quella visione di pensiero che poi arriverà ad ipotizzare l'idea di una lingua indoeuropea, di cui il tedesco e la maggior parte delle lingue europee sarebbero state le eredi, d'accordo? Quindi ricostruisce un linguaggio originario alla base della lingua tedesca e di molte altre lingue europee. Comunque il tempo è finito, la lezione è stata troppo lunga, spero di non essermi confuso, di non essermi sbagliato, perché sapete, i pensatori erano molti, io volevo semplicemente indicarvi in maniera sintetica qualcosa di ognuno di questi pensatori del romanticismo. La prossima volta parliamo di Fichte, quindi iniziamo a parlare dei tre grandi idealisti romantici, soprattutto i primi due sono romantici, Fichte e Schelling. Fichte è chiamato il pensatore dell'idealismo soggettivo, Schelling idealismo oggettivo, Hegel, che sarà il più importante, ci vorranno molte lezioni per spiegarlo, l'idealismo assoluto, la triade degli idealisti, Fichte, Schelling e Hegel. Cominciamo con Fichte la prossima volta. Grazie di aver seguito la video lezione, seguite anche tutte le altre naturalmente, arrivederci.